Ciao ragazzi, benvenuti qui a Pianeta Hobby, sono Merc95 e oggi andremo ad aprire i box Sole e Luna perché a breve avremo le carte singole sul sito. Andiamo ad aprire. Ok raga, andiamo subito a aprire il box Sole e ce la facciamo perché qui con questi giapponesi. Okay. Per chi non lo sa, questa è la lista completa di tutte le carte del box Sole. Apriamo la prima parte di sinistra. Andiamo a fare il trick che, se non sbaglio, è uno solo. Io purtroppo, ragazzi, i nomi non me li ricordo, quindi andrò svelto. Oh, Arcanine. Andiamo. E niente qua. Qui teniamo quelle belle. Kangaskhan. Facciamo il trick. È un Crobat foil. Andiamo a aprire. Cosmog, Zubat, non me lo ricordo. Caterpie, questo dovrebbe essere il martello dirompente, non mi ricordo. E niente, poi andiamo, che sarà lunga la spacchettamento. Non so cosa sia. Wishy washy se non sbaglio. Andiamo. Oh. Attenzione. E Diglett, la famiglia dei biondi. Foil. Un po' un box sfigato perché a metà non ho trovato niente praticamente. Dai. Psyduck, Meo di Alo forma Lola e niente. Purtroppo qua. Professor Kukui, questo non mi ricordo più come si chiamava, un po' di memoria. Sì, se non sbaglio. Oh! E Lapras GX, signori. Guardate che bello che è. E lo mettiamo qua. Rotondex. Eevee. E Golbat. Questa è la quarta. Butterfree, Metapod, Diglett, non mi ricordo, è il foil, attenzione. Ok, andiamo avanti, mancano ancora due bustine della prima metà parte del box Sole. Condividi esperienza. E niente,
Mannaggia che brutto sto box. Prendiamo il codice. Trick. Caterpie. Aerodactyl. Una fuori. Andiamo con l'ultimo pacchetto della metà, prima metà. E niente. La prima metà è andata e diciamo che siamo stati parecchio sfortunati. Questo è il riassunto di quella della prima metà che abbiamo aperto. E l'unica carta decente che abbiamo trovato è la Pras GX. Ok signori, andiamo a prendere l'altra metà e iniziamo. Facciamo sempre il trick. Metapod, Wishiwashi e Professor Kukui. Vediamo il codice. Caterpie, Cosmog e Rotomix. Doppia energia. E la foil. Mannaggia, niente, oh. Martello, Cloyster se non sbaglio, e niente, mamma mia. Oh, è Espeon GX signori, stupendo. Andiamo avanti. E niente. Una foil, signore. Avanti. E niente. Mancano esattamente 7 bustine e abbiamo solo trovato 2 GX. Direi che è molto brutto come box, quindi speriamo in bene, dai. Diglett. È un Arcanine foil, che è il secondo che troviamo. Ecco. E niente anche qua. Butterfree. E un'altra foil. Mancano 4 bustine e vedo solo 2 GX purtroppo. Signore, attenzione! Espeon, se non sbaglio, è full art, sì. Perché quello tutto trasparente arcobaleno si chiama Hyper. Hanno dato questo nome particolare. Molto bello questo Espeon, direi. E mettiamo qua. Andiamo avanti. Facciamo il trick. Soul
Soul Galeo GX, signori. Due pacchetti di tira così. Mamma mia, spettacolare. Ultimi due pacchetti, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa d'altro. E niente. Ultimo pacchetto nel box di Sole. E l'ultimo foil. Allora, adesso andiamo a fare il riassunto di quello che abbiamo trovato. Cominciamo dalle foil. E ora andiamo sul più forte, ragazzi, dove c'è tutte le GX. Sol Galeo, Espeon, Lapras e l'Espeon Full Art. Spettacolare. Di tutte queste carte, come potete sapere, ci sono tre forme, che ci sono quella GX, la Full Art che si intravede come Espeon nel disegno, e poi c'è la Hyper che è praticamente arcobaleno, tutta Ghost, come le Yu-Gi-Oh! E per questo video è tutto, ragazzi. Un saluto da Merca e da Pianeta Hobby. E vi ricordo di seguirmi al prossimo video, che apriremo il box di Luna.